Belli e brutti, come state? Come state? State bene? Oggi andiamo in un ristorante a Zurigo, sushi. Noi abbiamo già fatto le valigie. Questa valigia qui ormai è fissa, perché siamo sempre in giro. Perciò ora venite con me e vi faccio vedere qualcosa di bello. La luce, la luce, la luce, la luce, la luce, sì, la luce. Aspetta, ok, andiamo, 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 andiamo. Amore, con le porte, con le cinture, è una professionista. Sometimes it's not I believe in you. Darling, is this car is yeah? It's happened with me sometimes. Yeah? Ah, ok. Cintura, cintura. Macchine francesi così sono. Ecco. Oh. Ah, che dramma. Siamo arrivati nel ristorante. È pieno zeppo. Per fortuna ho riservato. Oggi è. Cos'è oggi? What is today? Ah, Tuesday, martedì sera. Pieno ristorante. Va bene, ora aspetto alla persona, all'ospite, diciamo così, va. Vediamo chi è oggi, chi sarà? Me too, I'm also hungry. Ragazzi, è qui l'ospite d'onore. Mister G. Guarda qua, un bel piatto di sushi. Allora, questo piatto qui in Svizzera ti costa una fucilata, 80 franchi, che sono 80 euro. In Thailandia questo piatto costerebbe forse 15-20 euro, forse neanche. Però dato che Nico è un ricco svizzero se lo può permettere. Sì, magari, eh. Allora quando vai in Thailandia, Jim? Prossima vita. Ecco, vedi. Beh, perché qui si lavora solo, vero? Com'è il lavoro qui in Svizzera? È meglio che non dico niente perché sennò mi bloccano anche su YouTube. Non sono. Com'è la vita in Svizzera? Com'è? Sei jobgestellt? No, no. Ah. Com'è Come la detto, vita? è meglio che non dico niente perché sennò ti Niente. bloccano pure su YouTube. Ecco, vedi, censura pura. Ok, ora aspettiamo al suo. Lui ha preso romantico. un bel gatto. Mo vediamo se lo trovo nel gatto, vediamo, vediamo. Oggi faccio del romantico. Ecco, bravo. Due candele. Giusto. Oh, io ho sentito, non so se tu lo sai questo, un pizzaiolo in Svizzera cosa guadagna? 6-7 mila franchi? 7.000, non credo. Non credi neanche tu, eh? Avrà la paga 3-4 mila normale, franchi. 3-4.000. Tranne se va in un ristorante di lusso, là, Perché mi è stato chiesto un pizzaiolo cosa viene guadagnato in Svizzera e tutti hanno scritto io qui guadagno 6, 7, 8 mila franchi senza problemi, 10, sì, ma questi sono fuori di testa, veramente. Più di 3-4 mila franchi non li prende qui un pizzaiolo. Allora, intanto aspettiamo, va. Questi stanno trattando. Allora. Ja, sehr schön, ja. Si sente chef, Paolo? Yes! Ecco, questo è il Also, wer capo. ist auch Chef? Ja? Sind alle Chef? Sind alle Chef? Nur Tutti i zwei? capi qua. Nur zwei, ja. Aber keine wichtige, ja. Eine Frage kann ich.
Stimmt es, dass ein Pizzaiolo in der Schweiz 6-7'000 Franken verdient? Kann das sein? Ich habe keinen Pizzaiolo angestellt, aber es tut mir noch ein bisschen überrissen. Dann würde ich vielleicht noch Pizzaiolo lernen. Ich habe viel gelernt in meinem Leben. Ich bin noch nie in der Gastronomie gewesen, jetzt bin ich da. Ach? Ich bin noch nie in der Gastronomie gewesen. Ich habe mit 69 angefangen. Was? Jetzt bin ich 4 Jahre, ich bin 73 jetzt. Ich bin schon 4 Jahre da. Macht Spass. Ja, das glaube ich. Wow. Avete sentito questo ragazzino? Ha cominciato a 69 anni. A 69 anni ha iniziato a fare questo ristorante. No, il ristorante è suo. Ah, è suo? Sì. È 4 anni che ce l'ha. Allora anche lui è confermato comunque che un pizzaiolo non guadagna 6-7.000 franchi. Mi sembra strano. No. 69 anni iniziato a fare l'attività. He's 69 years old. No, he started when he was 69 with his restaurant. And now he's 73. Yeah. Incredibile. Le storie di vita delle persone. Per esempio, Gini. Gini, anche lui, ha 73 anni. Come si vede? No. Sono molto figo anche a 73 anni. Ecco, bravo. Ecco. Comunque abbiamo deciso, apriamo un'agenzia noi di collegamento tra ragazze thailandese e... Aspetta che stanno facendo una fotografia. Okay. E niente, è single. Oh, ma il tuo masala quando viene? Il tuo gatto qua quando viene? Prima non mi portano mica a dire. Giusto. E adesso aspetto da un'ora. Wenigstens wird das nicht kalt. No, ci dobbiamo sbrigare perché sennò si raffredda il sushi. Guarda qua che bel sushi. Non so neanche se si vede. Okay, let's try. Zuppa in zuppa. Das ist eben. Sie sind in dem Fall der zweite Chef, oder? Ja. Ah, okay. Gut. Warte qua. Warte. So. Sie sind gut miteinander, ne? Ja, danke. Danke. Allora. La qualità ha bisogno di tempo. È un'ora che ci aspettiamo, però. Guarda qua. Allora, magna, dai. Aspetta che facciamo un paio di foto. Aspetta ancora, dai, aspetta. No, inizia, poveraccio. Sono quello a fame. Ha fame, anch'io. Allora, in Svizzera c'è una cosa buona, con questo tempo, che devi prendere vitamina C, vitamina D, zinco, poi cosa c'è ancora? Magnesio. B12. B12. Omega 3, sì, molto importante, no. Sì, per il cuore, sì. Poi cosa c'è bisogno? In Thailandia tutte queste cose... Non mi serve, perché là mangio la frutta, mangio la verdura, e qua mangio solo... No, sushi. Non dico mica la parola. Altra storia, voi sapete che a me la Swiss mi piace moltissimo, sapete? Ho sentito da qualcuno che lui, grazie che ha sempre volato la Swiss, ha potuto risparmiare o, diciamo, generare, accumulare, ecco, 80.000 punti, miles. E allora la Swiss gli ha fatto la proposta: guarda che tu c'hai 80.000 punti, noi a te ti regaliamo ora un volo. Allora, cazzo, bello. Beh, cioè, puoi fare Zurigo Bangkok e ritorno con questi 80.000 punti. Cazzo, lo faccio subito io, Ecco, gli è arrivata la fattura di 700 franchi, perché hanno detto che le tasse non sono incluse, capito? La Swiss, piccola sempre. Ecco, ora posso far vedere di dentro perché non c'è nessuno.
the day started. È stata una bella serata. E ci vediamo la prossima volta, allora, eh? Ciao, grazie, ciao.